Buongiorno. Dopo l'assemblea pubblica fortemente voluta dal Console Generale d'Italia, Giovanni Davoli, giovedì scorso, c'è stato un secondo incontro tra genitori, Consolato Generale e Giunta Direttiva della nostra scuola italiana, la Agostin Codazzi. Questa volta la riunione si è svolta a porte chiuse. Non è stato permesso l'accesso ai nostri giornalisti. L'Associazione Civile Agostino Codazzi è un patrimonio della nostra collettività, è una delle grandi realizzazioni, non ci stanchiamo di ripeterlo, di tutta la comunità italiana e italo-venezuelana, non soltanto di un piccolo gruppo che le circostanze, e perché no, anche la volontà di servizio, hanno portato a suo tempo ai vertici dell'istituto scolastico. È quindi giusto che la comunità non solo possa essere ben informata, ma che possa anche assistere agli incontri e, ove lo desideri, essere propositiva. I problemi della nostra Agostin Codazzi non sono di oggi, vengono da lontano, da molto lontano, si trascinano negli anni. Purtroppo sono sempre stati affrontati con incrementi delle rette mensili e delle iscrizioni e non con soluzioni permanenti. Insomma, come si direbbe in buon criollo, correndo la Sarrugas. Ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Oggi non è più possibile imporre rette mensili più alte che diventerebbero inaccessibili alla stragrande maggioranza dei genitori, i quali in questa occasione, a volte con toni pacati, altre volte con maggiore animosità, hanno rifiutato ogni aumento in forma categorica e hanno chiamato in causa anche il console Davoli nelle sue vesti di provveditori agli studi in Venezuela. E se oggi finalmente dirigenti scolastici e genitori stanno analizzando soluzioni che nel tempo dovrebbero condurre a una nuova primavera della nostra scuola, è grazie all'impegno del console Davoli e nonostante l'assenza, realmente inspiegabile, del presidente della giunta direttiva che non ha partecipato a nessuna delle due riunioni. E quindi non ha avuto modo di esporre le proprie idee, né tantomeno di rispondere alle moltissime domande dei genitori. Un atteggiamento che rende sempre più profondo il solco tra i genitori e una giunta direttiva che, come ebbe a dire Filippo Vagnoni, ex presidente dell'Associazione Marchigiani in Venezuela, i cui due figli sono alunni della Codazzi, non gode più della loro fiducia. Ma torniamo a ciò che ci sta a cuore, la nostra scuola. Una delle proposte avanzate dal console Davoli è la trasformazione radicale dell'istituto a scuola mista, seguendo il percorso tracciato da altri istituti scolastici in Venezuela, ad esempio quello tedesco e quello francese. Sembrerebbe non solo un'ottima soluzione, ma alla luce degli ultimi avvenimenti anche l'unica percorribile per evitare la scomparsa definitiva della nostra scuola. Ciò sarebbe davvero drammatico per la comunità, dal momento che l'Agustin Codazzi rappresenta uno dei principali strumenti di diffusione della nostra lingua e della nostra cultura tra le nuove generazioni. Le riunioni a porte chiuse non aiutano. E in particolare non giovano a ristabilire un clima di fiducia e serenità, tanto più se si tiene in conto la disponibilità dei nostri giornali a creare ponti di dialogo e non fratture. Se non fosse per la presenza del nostro console Davoli agli incontri, genitori, giunta direttiva, ci verrebbe da chiedere cosa si vuole nascondere alla nostra collettività.